Facciamo un applauso all'arcivescovo, intanto che ci siamo. Ecco. Arcivescovo. Tra i suoi mille impegni è venuto da noi, grazie. L'ha già attaccato, grazie. Faccio io gli onori di casa, Franco, faccio il saluto a tuo nome. Perfetto, allora, grazie di essere venuti. È tradizione che sia Franco Bernardi, il padrone di casa, a fare i saluti, ma mi ha delegato, quindi benvenuti a questo incontro che è promosso da Incontri Esistenziali e da Scolè. Per chi non sa cos'è Scolè, poi ve lo spiegheremo. Il motivo di questa serata, e ce lo spiegherà subito poi l'autore, è questo libro. Questo libro è un libro straordinario, se lo leggerete vi produrrà un effetto. A me ha prodotto un effetto, ma ho visto che l'ha prodotto anche in altri. Dopo vi dico qual è l'effetto che produce. Però prima vi dico chi sono gli ospiti di stasera. Ne manca ancora uno che sta... Dove è finito? Ah, ok, perfetto. Davide Perillo, giornalista, ha lavorato per varie testate, compreso il Corriere della Sera, è stato il direttore di Tracce, si occupa molto adesso di storytelling per il volontariato, ha fatto libri, il suo curriculum sarebbe molto lungo, ma la cosa più importante per voi è sapere che è l'autore di questo libro e dopo ci dirà perché ha fatto questo libro, da quale avventura nasce. Fuochi accesi, che ha dato il titolo a questa serata. Il cardinale, per tutti noi sappiamo che è Don Matteo, è lui che ci tiene a essere chiamato così, ha scritto la premessa a questo libro. Vi anticipo che anche lui ha avuto esperienza di doposcuola, perché Scolè e Porto Franco, che è la rete di cui parla questo libro, è una rete di doposcuole in 50 città italiane, circa 50 città italiane. Il cardinale, anche lui ha avuto questa esperienza e quindi c'è una sensibilità, gli deve essere scattato un riflesso condizionato e ha subito accettato di fare la premessa che racchiude il cuore, il contenuto di questa esperienza, di questo libro. E dopo ci faremo dire da lui questo. Poi abbiamo però degli ospiti altrettanto importanti che sono Licia Morra, che è protagonista di Scolè e vi dirà che cos'è Scolè dopo, e due ragazzi, possiamo dire ragazzi perché siete ancora abbastanza giovani, entrambi hanno 19 anni, Amr e Claudio, che diranno qualcosa dell'esperienza che hanno fatto a Scolè come studenti aiutati da Scolè, ma ora come docenti, perché sono tornati ad aiutare. Non ci sono solo loro qui in sala, vedo degli altri, Sara ad esempio, che è stata una protagonista straordinaria a Scolè. Questa è la premessa dei nostri ospiti, ci sarebbe molto altro da dire, però vi devo precisare che l'assessore Ara, che era previsto, presente, è stato cooptato dal sindaco in piazza perché c'è un concerto che è stato organizzato in pochi giorni per la pace in Ucraina, per la pace, e ci ha mandato però un autorevolissimo rappresentante del comune, sì. Il nome sarebbe lungo, dimmi se lo pronuncio bene, Sefaf Sid Negash Idris, dico bene. Ha una lunga esperienza di integrazione, di lavoro sull'integrazione, ha fondato associazioni, è in consiglio comunale, è presidente del gruppo della lista del sindaco di Matteo Lepore e ci dirà anche lui qualcosa, quindi lo ringraziamo di essere venuto. Viene a fare da portavoce per Arma, ha qualcosa da dire perché conosce Scolè anche lui direttamente, credo. Va bene. Queste sono le premesse, per cui chiedo adesso, e mi siedo, state tranquilli, non resto in piedi, chiedo a Davide di dirci da dove nasce questo libro, che spero poi potrete anche voi leggere e apprezzare. Grazie Gianni, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie per questa serata. Da dove nasce questo libro? Io racconterei prima rapidissimamente da dove nasce Porto Franco, di che si tratta, perché è una realtà educativa molto semplice come dinamica, molto imponente come numeri, ma che ha un metodo appunto semplice, quasi banale. Nasce dall'idea di un sacerdote, Don Giorgio Pontigia, che nel 2000 si rende conto, lui è un educatore per passione, per mestiere, si rende conto che c'è una urgenza tra i ragazzi, cioè fanno fatica a vivere, ma fanno fatica su un punto concreto della vita, che è quello che li riguarda di più, che li tocca più da vicino, che è lo studio. E allora dice a un gruppo di amici, quasi tutti insegnanti, ma non solo, ma allora cosa possiamo fare per aiutarli? Qual è la cosa che li coinvolge di più, che li tocca di più, su cui faticano di più? Lo studio. Bene, partiamo da lì allora. E nasce questa strana realtà, strana perché, ripeto, è molto semplice come dinamica, che è fatta in un modo molto banale, quasi, se vogliamo. Si crea questa associazione di volontari a cui i ragazzi che hanno bisogno nelle loro materie, dove hanno difficoltà di studio, si iscrivono e prenotano le loro ore di lezione pomeridiana, e le ore di lezione pomeridiana non sono dei corsi di recupero, sono dei momenti, delle ore in cui si trovano un professore volontario, sono docenti o docenti pensionati
o universitari che lo fanno come gesto di carità, ma un docente volontario tutto per loro. In un rapporto di uno a uno vivono quell'ora come possibilità appunto di aiuto al recupero allo studio. Questa è la forma di questo posto, che è nato a Milano e poi si è allargato in tutta Italia, come diceva Gianni prima, adesso ha numeri che sono significativi, una cinquantina di sedi, coinvolge circa 800 volontari in tutta Italia, tocca e aiuta grosso modo 4.000 ragazzi ogni anno. Perché mi ha colpito un posto come questo? Per due motivi fondamentali. Il primo è di carattere più generale, perché è un tema che io sento moltissimo per me, ma credo che sia una urgenza che cominciamo a sentire da qualche tempo tutti, che è la grande emergenza che c'è sul tema dell'educazione. Emergenza perché non è soltanto un fatto che riguarda la scuola, non è soltanto un fatto che ha a che fare con la dispersione scolastica, con il fatto che che la scuola fa fatica ad andare avanti, che tanti dei ragazzi si perdono per strada, con tutti i problemi che sappiamo, che vediamo continuamente trattati anche dai giornali, dalla televisione e via dicendo. No, l'emergenza educativa è qualcosa di ancora più radicale, più profondo, riguarda proprio che cosa proponiamo noi ai ragazzi, ai nostri figli, ai nostri studenti, ai giovani che incontriamo, con cui abbiamo a che fare, cioè che proposta gli facciamo veramente, cioè che cosa tramandiamo a loro come attrezzatura per poter vivere, non solo per poter imparare un mestiere, poter crearsi una posizione con tutte le difficoltà che questo implica, ma proprio come proposta di significato, come scopo, come un terreno su cui invitarli a mettere i piedi per poter iniziare a fare i loro passi e quindi a crescere, a diventare uomini. Che cosa proponiamo? Abbiamo qualcosa di solido, una proposta reale da proporre ai nostri figli, ai nostri studenti, ai giovani oggi? Perché io credo che l'emergenza educativa sia soprattutto un problema degli adulti, un affare che tocca a noi adulti. E interroga noi. E interroga me. E questo è un motivo per cui, pur non essendo un addetto ai lavori, perché io non sono un professore, non mi occupo di educazione per professione, appunto, sono semplicemente un padre di famiglia, ma mi brucia sulla pelle questa necessità di veder crescere umanamente il patrimonio di umanità con cui abbiamo a che fare quando ci imbattiamo con i giovani. L'emergenza, l'urgenza di affrontare questo problema. Ma il secondo punto, il secondo motivo che mi ha spinto ad occuparmi, a lavorare, quindi ad arrivare a questo libro, sono dei fatti, cioè è quello che vedevo accadere, che mi raccontavano, che succedeva in questa strana, semplice realtà che vi ho descritto prima. Fatti perché in un posto così lontano dai riflettori, dai grandi palcoscenici, dai grandi dibattiti sul tema dell'educazione, del recupero, dell'espressione scolastica, dei giovani, eccetera, eccetera, succedono giorno per giorno, quotidianamente, pomeriggio per pomeriggio, ora per ora, succedono dei punti, dei momenti in cui tantissimi giovani, volti, nomi, cognomi, Momo, Suleiman, Razi, Amr, Giuseppe, Desiree, Alexei, dei giovani concreti, dei punti reali, delle persone in carne ed ossa, dei ragazzi come quelli che ci stanno a cuore, come i nostri figli, come i nostri studenti, incontrano qualcosa che li fa uscire da questo magma, da questo grande caos in cui sono immersi da mattina a sera. Cioè, fatti che fanno vedere giovani a cui non daresti una lira dal punto di vista della misura che abbiamo di solito, perché arrivano magari a Portofranco con difficoltà enormi, con difficoltà non solo scolastiche, ma con difficoltà sociali, arrivano da contesti sociali difficilissimi, arrivano magari dall'estero, spesso e volentieri, circa un terzo in Italia dei ragazzi aiutati da Portofranco sono stranieri o italiani di seconda generazione, alcuni sono catapultati nelle scuole, nelle realtà scolastiche, nella realtà sociale italiana da qualche settimana e si ritrovano in un contesto che sappiamo quali difficoltà di integrazione pone. Ecco, lì mi arrivavano racconti, fatti, vedevo io stesso, fatti che andavano in direzione contraria. Ragazzi che
iniziavano a creare, a tessere rapporti, a integrarsi, amicizie, rapporti che nascevano tra mondi che apparentemente sono così lontani che fanno fatica a parlarsi in altri posti. E ragazzi che recuperavano, anche senza avere un retroterra che li aiutasse, anzi dove tutto sembrava remare contro, ma ragazzi che recuperavano anche dal punto di vista proprio scolastico, dell'inserimento fino all'ultima conseguenza dei voti, ma questo è quasi un di più. Cioè, cosa vedevo succedere lì? Vedevo succedere dei punti, dei fatti reali che a me personalmente hanno acceso delle luci, hanno aperto delle finestre, mettiamolo così, più semplice, appunto, non solo sul problema grande dell'educazione, cioè di che cosa vuol dire proporre qualcosa al volto del giovane che incontri, ma anche su temi più ampi. L'integrazione, anzitutto, abbiamo detto, gli stranieri, cosa vuol dire? Il recupero della dispersione, la criminalità giovanile. Quando incontri un ragazzo come Momo Suleiman, egiziano, che arriva in Italia, si ritrova spaesato e spiazzato, vive in un quartiere di Milano famoso, diciamo, non per essere un contesto sociale particolarmente brillante, anzi, e finisce a Portofranco quasi per caso. E lì dove arriva portando nello zaino la sbarra che gli serviva per andare a fare le risse serali con le gang a cui apparteneva, trova un contesto in cui si trova accolto, voluto bene, aiutato e cambia. E da potenziale disadattato, criminale, lo dice lui stesso, si ritrova in un contesto che lo porta man mano a diventare lui stesso, non solo a farcela dal punto di vista scolastico, ma a diventare educatore. Lui adesso lavora a Portofranco, a Milano, e aiuta i ragazzi a fare il suo stesso percorso. Quindi fatti, casi, storie, volti. Questo libro, io ho intervistato grosso modo 200 persone, un'ottantina di persone, di altre 100-120, ho letto contributi scritti, eccetera. Quindi tanti fatti, tante storie, tante... non eclatanti ma significativi, indicativi. Perché per me indicativi? Perché sono cose che succedono, e essendo fatti che succedono, cioè reali, indicano, mi hanno indicato, mi hanno fatto capire un approccio, un punto di ingresso su questi grandi problemi che dicevamo prima, concreto, reale, possibile. Cioè, temi su cui si discute tantissimo, su cui non se ne viene una, perché si possono fare tutti i progetti, piani, bisogna fare tutti i progetti, piani, come quelli che abbiamo descritto, lì trovano stranamente dei fatti che succedono che ti indicano delle strade percorribili. Il grande tema dell'integrazione lo vedi succedere in amicizie che nascono. Il grande tema della dispersione scolastica lo vedi in ragazzi che appunto escono dal loro nulla, scolasticamente detto ovviamente, e crescono, progrediscono anche dal punto di vista dell'attrezzatura scolastica. Cioè fatti che nella loro semplicità e particolarità indicano un metodo. Perché? Perché succedono, e se succedono vuol dire che sono una strada percorribile. Queste sono le due cose che mi hanno colpito, che mi hanno spinto a fare questo lavoro. Dico rapidamente le due cose che invece ho scoperto facendolo poi. Perché la prima scoperta grande per me è stata il patrimonio enorme con cui abbiamo ad avere a che fare, scusate l'espressione un po' intorcinata, ma a cui ci troviamo davanti, a cui mi trovo davanti io quando guardo i miei figli, che è la loro umanità, il tesoro della loro umanità. Credo che sia evidente che i ragazzi da anni stanno soffrendo una condizione faticosa per loro, no? Fanno fatica a trovare una strada. Gli ultimi 2 anni sono stati la moltiplicazione della fatica che già fanno di loro, del caos, della difficoltà a trovare un punto di appoggio, una strada. Ecco, in questa situazione così drammaticamente confusa, i ragazzi hanno un punto dentro che è potentissimo, che rimane irriducibile, cioè che non viene sconfitto da questa marea che sembra andare tutta in una direzione fatta apposta quasi per spianare i loro desideri, le loro aspettative, i loro programmi di vita, i loro progetti, che sembra fatta apposta per indebolirli fino ad annichilirli. No, i ragazzi conservano un punto irriducibile, cioè che non può essere annullato da tutte queste cose, che è il loro cuore. Il loro cuore non in senso sentimentale, il loro desiderio di verità, di bellezza, di giustizia,
di significato, le domande che fanno. E appena questo punto viene toccato con una proposta che in qualche modo lo riaccende, lo risolleva, il titolo Fuochi accesi è preso da una frase che campeggia nella sede milanese di Portofranco all'ingresso, è una frase di Plutarco: i ragazzi non sono dei vasi da riempire ma sono dei fuochi da accendere. Ecco, appena trovano una scintilla che dà fiamma a questo desiderio e bisogno che hanno, che sono, la potenza della loro umanità viene fuori con una forza che uno non immaginerebbe. E la vedi. Vedi questi fuochi che si accendono, vedi questa umanità che fiorisce. E vi giuro che è uno spettacolo dell'altro mondo. A me commuove di continuo incontrare queste volti e queste storie. È stata una commozione via l'altra, non per cose eclatanti, alcune anche sì, ma quando vedi l'umanità di un ragazzo che si accende, che comincia a trovare la sua strada, almeno a immaginare di poter, è una roba dell'altro mondo. E seconda cosa che mi ha colpito, che cos'è che permette questo a Portofranco? Il metodo, cioè prendere il desiderio e i bisogni dei ragazzi sul serio, con una dinamica che è quella di cui loro hanno bisogno totale, radicale. Che cosa? Il bisogno di essere guardati per quello che sono, stimati per quello che sono, voluti bene per quello che sono, accolti per quello che sono, non per quello che dovrebbero fare, che tutti si aspettano che possano fare, per le loro capacità o incapacità, per quello che riescono a rendere a scuola, per quello che la gente si aspetta, che i genitori si aspettano. No, niente di tutto questo. Portofranco si basa su una cosa molto semplice, anzi due cose molto semplici ma molto significative: la libertà, come diceva giustamente Gianni prima, e la gratuità. La gratuità. Per cui i ragazzi vengono guardati e voluti bene e accolti non perché sono capaci di, non perché pagano, ma questo è persino banale come aspetto, pur nella sua significatività, non è solo questa la gratuità, è il fatto che vengono guardati e voluti bene e aiutati semplicemente perché ci sono, così come sono. E questo punto che gli fa guadagnare una stima di sé, che è il vero punto di difficoltà. Quasi tutti i ragazzi che ho incontrato mi hanno detto che la fatica più grande la fanno sulla stima che hanno di sé, sulla considerazione che hanno di sé. Ecco, trovando un luogo dove vengono accolti, guardati, considerati, amati, semplicemente per quello che sono, gratuitamente, scatta questa dinamica di umanità che ho provato a raccontare nel libro e che a me ha colpito moltissimo, devo dire la verità. Grazie Davide. Avete capito dal racconto di Perillo che questo non è un saggio di sociologia, di pedagogia, sono delle storie, dei racconti. Io, avendole letto, ho avuto questa reazione, poi passo la parola a Don Matteo. Mi è venuto voglia di andare in un posto così, a dare una mano, ma non solo per insegnare, ma per imparare. Questa cosa fa venire voglia di andarci, di incontrarlo. Per cui è una partita sicuramente di aiuto ai giovani di tutte le etnie, come avete capito dai nomi che ha elencato Davide, di tutte le razze, di mille provenienze geografiche diverse, ma è una questione anche per gli adulti interessantissima. Fa venire voglia di andarci in un posto così. Non so che voglia ha fatto venire a lei, Eminenza, però ci dica che cosa l'ha spinta a accettare e scrivere subito una premessa così importante che racchiude poi il senso di quest'opera. Dunque, direi su questa domanda, direi anche molto dell'esperienza mia, cioè io ho iniziato, diciamo, come molti sanno, io sono legato alla comunità di Sant'Egidio, che ho conosciuto da quando ero studente, e ho iniziato proprio facendo stessa cosa, diciamo, tipo appunto Portofranco, Scoleo, diciamo dopo scuola, all'epoca li chiamavamo scuole popolari, poi la cosa così, poi cioè, la semantica cambia nel frattempo, per cui adesso sono le scuole della pace, non ci sono diventate, ma insomma la sostanza è quella lì. E per cui immediatamente leggendo il libro di Davide, appunto, ho ritrovato la stessa sorpresa, gli stessi incontri, se vogliamo appunto la stessa passione,
così il capire che nessuno è perduto. Io ho iniziato la prima volta, sono andato in una facevamo la scuola a casa nelle baracche, la prima volta proprio nel 70, nelle baracche un gruppo di baracche, un centinaio di baracche di famiglie tutte quante del meridione, che stavano sul Greto del Tevere al cinodromo. Poi siamo andati in una delle borgate tra virgolette di Roma, la Prima Valle, che era finiva di essere costruita da poco, meglio, le prime case di Prima Valle addirittura furono una delle prime borgate costruite per quelli della Spina di Borgo, cioè quando durante il ventennio fu buttata giù l'attuale via della Conciliazione, furono mandati lì gli abitanti di Borgo, ed era proprio fuori Roma. Gli anziani ancora adesso, allora, dicevano andiamo a Roma, perché proprio effettivamente era un'altra cosa. Per cui insomma sentirò subito qualche cosa che funzionava, della stessa sfida di allora. E volevo sottolineare quattro cose che ha detto Davide, che per me sono importantissime, e sono: uno, la banalità. Ha usato una cosa banale, e qualcuno avrebbe detto la banalità del bene, c'è anche la banalità del male, come si può vedere così per ognuno di noi, anche tragicamente, nelle immagini di morte che ci arrivano. Però la banalità, lo dico perché qualche volta sembra anche difficile, complicato, poi anche così una dose di protagonismo, di eroismo, la fa un po' complicata, banale. E cioè, come dire, adesso Davide non l'ha detto, se ci sono riuscito io lo possono fare tutti. Ecco, e io credo che questo è importantissimo, perché qualche volta complichiamo la vita, diciamo così, per cui fare certe cose sembra richiedano, come dire, delle motivazioni, delle cose, eccetera, eccetera. Poi uno ha cominciato, si è trovato, poi a un certo punto la cosa è cresciuta, lui ha detto un'altra cosa importante, dice: ma io non è che proprio nella vita volevo fare il pedagogo, diciamo così, però credo che oggi insegna a qualche pedagogo, insegna a lui che cosa significa davvero incontrare i ragazzi, trovare delle risposte, cercare delle risposte, eccetera, no? E siccome molte volte è più facile scrivere delle istruzioni per l'uso, oppure dare qualche interpretazione, passare la vita dalle interpretazioni, mi sembra che la risposta di Portofranco è molto concreta, e questo è il grande vantaggio, aiutare a vivere, perché la stima non è un prodotto di laboratorio, non te la do così in una confezione sterilizzata. Ti guardo negli occhi, ti sto vicino, parlo con te, mi appassiono a te, ti aiuto a scoprire. Questa è la stima nella vita. Poi nei laboratori si può anche fare, appunto, secondo e siccome tendenzialmente, perché abbiamo più paura e sappiamo meno voler bene, penso io, per cui ci mettiamo tanti guanti, eccetera, eccetera, e io non do la stima, perché nella stima c'è una comunicazione personale, c'è qualche cosa che ti coinvolge, che appunto è, ed è l'altra cosa che volevo dire, che è capito, è questo rapporto uno a uno, cioè è che anche appunto una relazione, che anche un camminare insieme, ecco, questo che è molto importante, cioè diciamo così un rapporto personale. A me, quando appunto in quegli anni così, insomma, di qualche anno fa, la cosa che mi colpiva era proprio capire le storie, guardare le persone, affezionarsi, legarsi, eccetera, e quindi questo era l'altra cosa. L'altra cosa che mi aveva colpito nel discorso di Davide, che poi è un po' la chiave del libro, che è bellissima perché è piena di storie, di racconti, di nomi, di persone, infatti è a parte
appassionante anche per questo, perché poi come sempre ci si ritrovano quelle persone lì che poi diventano un po' anche delle, così degli incontri anche un po' più universali, cioè mi spiego meglio, che poi a un certo punto uno ritrova in quelle storie del tante storie, capito? Per me penso immediatamente per esempio a Barbiana. Io non ero mai stato a Barbiana per tanti motivi, ci avevo provato ad andare tante volte, mi si è bucata la macchina, quelle cose che proprio ci sono andato da qui, sono andato 3-4 anni fa la prima volta, poi me la immaginavo ovviamente, cioè, Barbiana è una roba di 5 metri, 6 metri per 3, cioè minuscola, è poco più di una sacrestia la stanza, la piscina di Barbiana, per chi si ricorda qualche cosa di Don Milani, è una bagnarola che poveretti, però ecco, eppure quelle storie lì sono diventate, diventano le storie universali in cui tu ci trovi i tanti bambini con le stesse facce che incontrano, eccetera. E l'ultima cosa è su chi educa, perché l'educazione ovviamente non è un di più, giustamente Davide diceva, oh, qua ci coinvolge, anche perché ovviamente non così, qualche volta pensiamo che vabbè fai da te, no? Cioè per non prenderci responsabilità tendenzialmente diamo tutte le istruzioni per l'uso e poi ognuno si dovrebbe praticamente autodidatta, e o sei un genio oppure resti indietro, oppure soprattutto ti educa qualcun altro, è perché ti educa qualcun altro, che arriva sicuramente prima di noi, che arriva sicuramente prima di qualcuno che ti fa scoprire, ti dà la stima e ti fa scoprire quello che sei, quelle famose pepite, diciamo così, che poi appunto sono quelle per cui rendete tutti i racconti così belli, così pieni, qui si capisce che c'è anche la date la stima ma ce la mettete, per cui sapete vedere qualcosa di bello che c'è e quindi tirarlo fuori, no? E sapere che c'è, anche se all'inizio dice mamma mia che roba, qua non capiamo niente da questo ragazzo, invece uno sa che ci sta e poi dopo lo trova, anche lui che ci mette la stima, no? Oh, ma l'internet arriva prima, quell'imbecillità correnti che dove si naviga che è una meraviglia, si fanno dei surf dentro internet, si va su e giù che è una meraviglia, eccetera, eccetera, educa. Ammazza se non educa, ed è quello anche poi il problema vero, cioè che se uno vuole educare deve anche fare in fretta, perché arriva prima, perché qua pornografia, anche in senso tecnico ma in senso più lato, diciamo così, che molte volte è internet, molte volte, io non voglio assolutamente come dire, stigmatizzare eccetera, eccetera, ma certamente è una maestra terribile, terribile, molto più efficace di qualunque altra cosa. L'altro giorno abbiamo presentato un libro di Andrea Cangini che si chiama Coca Web, devo dire preoccupante, mio parere forse anche eccessivamente preoccupante, cioè proprio del tutto negativo, tant'è vero, Coca Web, cioè è una roba che rovina la vita sostanzialmente. Tutte le statistiche che porta, diciamo così, sia del numero di persone che non esce di casa, che eccetera, l'iPhone, sto lì dentro, esco da lì dentro, no? E che poi ovviamente non escono, insomma, effettivamente se uno soprattutto guarda la prima parte si mette le mani nei capelli, poi sono tutte quante relazioni della commissione parlamentare su appunto il rapporto fra l'adolescenza e il web, terribili, alcune cose dice, dalle cose anche più stupide, la miopia, per cui dice che per esempio non so, il tasso di miopia degli adolescenti è del 40%, mentre normalmente è del 5%, cosa del genere, cioè, che tutto sommato alla fine uno si mette gli occhiali e ciccia,
Insomma, ma soprattutto l'educazione. Quindi il fatto che, come dire, la strada e il web che... E l'ultimissima cosa è sull'integrazione. Perché era importante il discorso che faceva prima Davide? Perché qualche volta noi pensiamo all'integrazione come neutralizzare il nemico. Come siamo così scemi che pensiamo che sia un nemico, e siamo scemi, a mio parere. Ignoranti soprattutto, però quando l'ignorante diventa presuntuoso è gravissimo. L'integrazione è il nostro futuro, non è soltanto il loro, è il nostro futuro. Allora, quando lui dice l'integrazione in realtà fa trovare un tesoro, è quella la chiave. Mentre più delle volte pensiamo l'integrazione, famoli sta buoni, gli insegniamo le regole del gioco, stanno sta lì, dobbiamo neutralizzarli che altrimenti creano problemi. È esattamente il contrario. E questo credo che guarda al futuro, ci aiuta anche a capire, a costruire il futuro e a capire che l'integrazione è un tesoro in più, no? Il problema vero è che se non c'è, che cosa succede? Questo è il problema. Il problema non è loro, è nostro. Capito che dico? Cioè che non lo sappiamo fare. E che forse l'integrazione è scoprire che ci avremo qualche scienziatone domani che forse ci aiuterà a vivere meglio, sicuramente. E che un pochino dipende anche da noi, se ci sono tanti Porto Franco e tante scuole in giro per l'Italia. Grazie. In effetti fate bene ad applaudire. In effetti una delle cose che colpiscono leggendolo e conoscendo le esperienze scolastiche è che qui vi trovate ragazzi di origine araba, asiatica, sudamericana, africana, e fanno un pezzo di strada assieme, cattolici, credenti, non credenti, musulmani. Qui accade qualcosa di possibile, che accade, quindi è un motivo di speranza straordinaria. Perillo vi ha detto che ha fatto un'ottantina di interviste, ha letto centinaia di documenti, ma si è focalizzato nel libro su cinque città in particolare, Milano, Bologna, Rimini, Napoli e Palermo, racconta in particolare le esperienze fatte dalla realtà di Porto Franco in queste città. Per cui, anche se sono convinto che molti qui la conoscano, è bene che ci facciamo dire, perché invece altri non la conoscono, che cos'è Scolè, che ha compiuto anch'essa 20 anni, ha passato i 20 anni come Porto Franco, sì. Ha più di 20 anni di vita qui a Bologna, e quindi ce lo facciamo da raccontare da Licia Morra, docente di liceo, che ben conosce perché è una delle protagoniste di questa realtà. Poi ascoltiamo anche voi due. Sì, è chiaro che l'esperienza che è stata descritta è la nostra esperienza, ma a Bologna Scolè è nato quasi autonomamente, poi dopo 2 anni ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a condividere questa esperienza. È nata molto semplicemente nel 2001 da un gruppo di insegnanti, poi c'era anche la preside del Malpighi e altri, che avevano cominciato a sentire, io lo descrivo così, una sorta di struggimento nel vedere che i ragazzi sentivano il tempo della scuola come tempo perso e che quello che succedeva dopo la scuola, cioè il tempo libero, era anche quello un tempo vuoto in cui si viveva soli dovendo studiare delle cose di cui non si capiva assolutamente il senso. Quindi l'idea che è nata è quella di metterci a disposizione per creare un luogo in cui fosse possibile recuperare questo significato, in cui potesse accadere l'incontro fra una passione che gli insegnanti vivevano e un prendersi cura dei loro studenti e il bisogno degli studenti. Quindi l'inizio è stato questo. Poi è stato fatto un accordo col comune, con la giunta di allora, siamo nel 2001, c'era un vecchio capannone messo malissimo dove c'era un elettrauto del comune che ci è stato dato per questo scopo e noi abbiamo curato tutta la ristrutturazione. Il nome che abbiamo scelto, questo lo dobbiamo spiegare perché la nostra realtà fa parte di Porto Franco, ma questo nome che anch'esso comunque richiama la questione della libertà, perché Scolè, che è la parola da cui deriva la parola scuola, vuol dire tempo libero. E allora è chiaro che qui c'è un paradosso, perché gli studenti tendono a sentire il tempo della scuola come il contrario del tempo libero. Quindi l'idea, la sfida era proprio quella
di creare un luogo in cui si potesse studiare liberamente. Quindi in un certo senso anche il nostro è una sorta di Porto Franco. E perché un tempo libero? Non solo perché, come è stato detto, gli insegnanti non si fanno pagare, ma vanno come volontari, ma anche perché mettono lì a disposizione forse la cosa che a scuola è più importante, anche nel loro lavoro, che in fondo è quello che, per cui non siamo pagati, perché di fatto, anche se non l'abbiamo, siamo pagati uguale, non cambia niente. Ed è proprio quella passione, quel prendersi cura del ragazzo. Ma questo è proprio quello che dà gusto al nostro lavoro. Io questo, ormai sulle soglie della pensione, posso dirlo. Il motivo per cui ancora mi appassiona è che c'è proprio quella gratuità, che è quello che non può essere calcolato in un certo senso, che mi permette di appassionarmi ai ragazzi e anche a quello che insegno. In questi anni, sono passati tanti anni, questa intuizione si è rafforzata. Nel frattempo sono anche cambiate molte cose. In un certo senso, come riporta anche Davide nel libro, volavamo un po' alto, nel senso che l'idea era quella di creare una sorta di centro culturale per i ragazzi. Nel tempo siamo stati un po' portati a rendere la questione più semplice, più banale in un certo senso, nel senso che è stato detto prima. Cioè venivano ragazzi con un bisogno sempre più grande e mano a mano che cambiava la società italiana ci siamo trovati un numero sempre maggiore di stranieri. Questo è una cosa che noi non abbiamo pensato inizialmente, ma che è proprio venuta perché la realtà ce l'ha proposta. Noi non siamo nati per integrare, no? Però di fatto quella sfida che ci siamo posti all'inizio ha permesso che Scolè diventasse questo grande punto di riferimento anche per tanti stranieri. Oggi, vi dico i numeri di quest'anno, abbiamo 117 iscritti, 79 sono stranieri. Intendo per stranieri non solo i non cittadini, ma anche stranieri di seconda generazione che magari vivono qui, ma che hanno una difficoltà grandissima nell'affrontare la scuola per ragioni linguistiche, culturali, economiche, e che si trovano in grande bisogno. Quindi in qualche modo il nostro lavoro si è come semplificato e nel tempo, se devo dire, quello che è stato sempre più chiaro è intanto la questione del rapporto personale ad uno, che è diventato un po' il centro di tutti. Questo significa che noi tutte le settimane eroghiamo circa 70-80 interventi di aiuto, che significa che ci sono 70-80 ore di volontari. Questo forse dà un'idea dei numeri. E l'aspetto dei volontari è forse quello che mi colpisce di più, nel senso che vengono da noi ad offrire gratuitamente il loro tempo le persone della provenienza più varie, che però scoprono una cosa grandiosa, cioè che non è vero che noi siamo fatti per arricchire solo noi stessi o per rendere grandi noi stessi, ma che stiamo bene quando aiutiamo gli altri. Questa è una scoperta proprio che chi fa da noi vive costantemente. E l'altra cosa è che ogni giorno scopro, in ogni pomeriggio che passo lì, che l'altro, diverso da me, che viene dal Bangladesh, dal Pakistan, è per un verso uguale, per un verso diverso. E queste due cose stanno sempre insieme. Cioè, ognuno è unico. E quello che ha in comune con me è proprio questa unicità. Cioè, si capisce che cambia qualcosa quando smettiamo di guardarli come categorie, ma li guardiamo come singoli, nella loro unicità. E questa è l'esperienza che facciamo ogni giorno, per cui ci siamo accorti che ci sono tante ragazze che portano il velo, ma che ci sono 100 modi diversi di portarlo, che dietro al modo in cui uno se lo mette c'è una storia particolare. E il fatto che abbiamo tutti lo stesso cuore, ma che
c'è questa diversità, è quello che apre il lavoro, perché è lo spazio dell'incontro che si costruisce, perché occorre lavorare, parlare, spiegare, raccontare perché si possa costruire questo incontro. Così l'altro giorno dovevo spiegare Pascoli a un pakistano che pur parlando abbastanza bene l'italiano non capiva il linguaggio di Pascoli, poi le piante che descrive lui sono tutte diverse, penso, da quelle del Pakistan. E allora c'è stata un'ora di lavoro per spiegare, a un certo punto mi sono messa anche a mimare i suoni per farmi capire meglio. Alla fine l'ho visto proprio illuminarsi dicendo: ma è bellissimo, no? Allora questo non avviene perché c'è tutto questo percorso dell'incontro reciproco da costruire. Dico solo un'ultima cosa. Noi siamo riusciti a tenere aperta Scolè quasi sempre anche durante la pandemia, con 1000 accorgimenti, avevamo pochi ragazzi, abbiamo fatto un po' di lavoro a distanza. Dopo 2 anni, quest'anno sono tornati tantissimi e abbiamo proprio potuto constatare questo disagio che i ragazzi hanno vissuto in questi anni, non tanto per la DAD, perché magari ci fosse stata la DAD, per molti non c'è stata, nel senso che alcuni sono addirittura tornati in Pakistan perché tanto non c'era scuola, quindi adesso hanno disimparato quel po' di italiano che sapevano, quindi, e poi tanti problemi che già sono stati citati, tant'è che ho letto un articolo che parla della quinta ondata, che è l'ondata dei ragazzi, nel senso che sta esplodendo forse proprio adesso. Allora, se ne parla molto, e normalmente però se ne parla come un problema psicologico, per cui ci vuole lo psicologo, ci vuole l'aiuto, chi insegna sa che ha classi in cui il 90% vanno dallo psicologo. E questo viene quasi visto in contrapposizione con la questione delle conoscenze, anzi qualcuno dice stanno così male che non si può pensare di insegnare, no? Come se fossero due cose diverse. Quello che noi scopriamo è che recuperare la stima in se stesso passa attraverso la possibilità di imparare, di conoscere. Io vedo che si illuminano quando escono da una stanza e dico: per la prima volta nella mia vita ho capito la matematica, perché questa è la coscienza dell'uomo che vuole conoscere. Allora io credo che dobbiamo tenere insieme queste due cose, che devono stare insieme, perché come scriveva anche il cardinale nella prefazione, l'educazione è una faccenda del cuore, cioè l'affezione, la relazione e l'apprendimento non possono mai essere separati. Ecco, queste sono un po' le cose che sentivo di dire. Aspetta, due parole di presentazione. Adesso chi parla per primo? Ordine alfabetico. Amr Khalil e Claudio Pepe. Che è un nome squisitamente bolognese, vedo. Khalil è egiziano di Alessandria, è venuto in Italia 10 anni fa, si è diplomato all'Istituto Aeronautico di Forlì, mentre invece Claudio Pepe sta studiando ingegneria informatica. Perché siete capitati a scuola? Cosa ci avete trovato e perché ci siete tornati adesso per dare una mano? Diccelo in 5 minuti. In poche parole. Allora, vorrei parlare di 2 punti fondamentali. L'accoglienza e la gratuità. Allora, a Scolè trovi quell'accoglienza che ti aiuta non solo a trovare degli amici, a studiare, ma a trovare la voglia di studiare. Loro riescono a creare proprio questo clima, che è una via di mezzo tra lo studio individuale e la scuola. Cioè, tu non riesci a trovare questo clima studiando da solo né a scuola. Poi la gratuità, perché tipo come io sentivo che
e le lezioni che prendevo con soldi erano un peso sulla mia famiglia, e visto che ne dovevo prendere tanti e tanti, e allora mi sentivo in colpa perché la mia famiglia aveva, cioè, molte difficoltà economiche. Allora Scolè mi ha aiutato molto in questa cosa, quindi io ci andavo volentieri. E poi lì ho creato tantissimi rapporti, tantissime amicizie con tantissime persone, ho vissuto moltissime esperienze, di cui fa parte la nostra segretaria Laura. Un applauso per lei, per favore. Perché lei non è solo la nostra segretaria, ma è anche una seconda madre, se posso dirlo. Adesso passo la parola a Pepe. No, aspetta però. No, aspetta, Ambra, aspetta un secondo. Che vita hai fatto in questi anni, però? Perché okay, questa è una bella testimonianza, secondo me. Ok. Per avere questo diploma a Forlì, stando a Bologna. Ah, sì, vabbè. Sinceramente, Scolè mi ha aiutato tantissimo. Perché visto che io non trovavo questo clima a scuola, lo trovavo con i docenti, proprio il fatto che c'è questo contatto diretto con il prof, che a scuola il prof non riesce a garantirlo, mi ha aiutato molto a capire molte cose, ma non solo dello studio, ma il modo in cui lo studente riesce a percepire le informazioni. Tutto qui. No, però tu hai fatto il pendolare alzandoti alle 5 del mattino, 5 e mezza mattina, sì, per andare a scuola. Ma lei vuole che parli della mia esperienza scolastica. Okay. Allora, io ho frequentato l'Istituto Tecnico Aeronautico, quello di Forlì, Francesco Baracca, e non era difficile solo lo studio lì, ma anche il viaggio che facevo, perché io facevo il pendolare, visto che abito qua a Bologna e dovevo svegliarmi tutte le mattine alle 5, a volte anche alle 4 e mezza per 5 anni per andare a Forlì, perché questa scuola c'è qua a Bologna, però è privata e non posso frequentarla, appunto, la situazione economica. E poi però tornavi e andavi a scuola a studiare. Esatto, c'è stato un periodo in cui letteralmente, io ci andavo tutti i giorni a Scolè, perché mi sentivo bene lì, perché uno si sente, c'è quella voglia che ti viene, quella cosa che serve appunto per studiare, cioè perché le informazioni appunto ti entrano in testa che non trovi da nessun'altra parte. Bene. Tutto qui. Aggiungo solo una cosa su Amra, che poteva dire anche lui. Comunque, a un certo punto Amra ha compiuto 18 anni e chi sta con i ragazzi sa cos'è la festa del 18esimo, una cosa incredibile, specialmente a Bologna, ma un po' dappertutto. Ecco, lui ha voluto fare la Scolè. C'eravamo io, la Laura e un po' di ragazzi, eccetera. Però questa cosa mi ha colpito molto, perché mi sono proprio resa conto che eravamo diventati in qualche modo una casa, una famiglia, un luogo in cui passare un momento così importante della vita. C'è il libro di Perillo, qui devo dirlo, ha commesso una piccola ingiustizia, nel senso che Amr c'è nel libro, Claudio no, perché non c'era quel giorno che sei venuto a fare l'intervista. Però tu, non lo so se è venuto a fare l'intervista, però raccontaci la tua esperienza con Scolè. Okay. Così ti puoi rifare dell'ingiustizia di non essere citato nel libro. Ho 10 minuti, un quarto d'ora, oppure sempre 5 minuti. Ok, ciao a tutti, io sono Claudio Pepe, bellissimo cognome corto, che non è bolognese, è campano. Io sono di Nocera Inferiore, ovviamente nessuno la conosce. Questo cognome è molto simpatico, sempre a Laura, alla quale abbiamo messo poca pressione oggi, perché per tutte le lezioni che io ho prenotato, infatti lei diceva che è corto, quindi 2 secondi e si prenotavano. Io ho conosciuto Scolè sostanzialmente per latino, perché ho fatto uno scientifico, il Copernico, mi sono diplomato, adesso ho il mio bellissimo diploma da qualche parte in giro per la scuola,
per latino, però in realtà le lezioni di latino le ho prenotate solamente forse i primi 5 giorni, però questo non è per colpa di scuola, è per colpa mia che io e il latino non andiamo d'accordo. Però invece sono tantissime le lezioni che ho prenotato di fisica e matematica e mi sono reso conto che fisica e matematica, che sono le materie che adesso faccio quotidianamente perché ingegneria fisica e matematica sono, mi sono iniziate a piacere grazie a scuola, cioè grazie al fatto che i prof, in realtà la stessa cosa per i prof di latino, però un altro discorso, la stessa cosa. La passione e la voglia con la quale loro ti spiegano i concetti e ti stanno dietro, ti seguono. Io stavo pensando il motivo principale per il quale io abbia iniziato scuola. Cioè, ci stavo pensando proprio in vista di questo incontro, perché alla fine vieni qua, non puoi arrivare senza poter dire niente. È stato che era vicino al Sant'Orsola. Sant'Orsola perché io sono arrivato qui a Bologna nel 2018, quindi in seconda superiore inoltrata, non per i motivi più allegri di questo mondo, e quindi il fatto che fossi vicino al Sant'Orsola mi ha permesso di stare vicino a chi dovevo stare vicino, e quindi io mi ricordavo che su tutti i primi tempi facevo lezione e poi correvo, andavo là. E scuola mi ha dato tanto, tantissimo, tantissime ore soprattutto di matematica e fisica, che adesso io sono felicissimo di ridare indietro. Infatti sono diventato volontario, appena ho potuto, già lo sapevo in realtà dal quarto anno, quarto quinto anno, ho detto vabbè, appena posso vado dall'altra parte. E è bello vedere come, mentre da studente sei lì tranquillo a dire sì, adesso c'è il prof, gli posso fare pure la domanda più stupida del mondo, lui è quasi felice di rispondermi, in realtà non quasi felice, è veramente felice di risponderti, perché io adesso che sono dall'altra parte lo vivo, che quando hai uno studente che ti fa anche la domanda più banale, però con il fuoco negli occhi, con la voglia di sapere perché quell'evento, quell'oggetto funziona in quella maniera, è bellissimo. Quindi questo, non so cos'altro dire. Come vi ho detto all'inizio, non è potuto venire per via del concertone che c'è in piazza, pieno di gente tra l'altro, non è potuto venire l'assessore Ara, però ci ha mandato un autorevole esponente del Consiglio Comunale, sì, è la verità, di origine eritrea. Ti invitiamo a venire su a dirci che cosa, perché vi siete preparati, vi siete parlati tu ed Ara, siete venuti per dirci qualcosa. Però hai qualcosa di tuo anche da dirci, vieni che ti diamo il microfono e ci dici che cosa l'amministrazione vede in queste esperienze come quella di Scolè, che cosa ci vede di importante e di utile per l'amministrazione. Buonasera a tutti, grazie. Io mi ero iscritto anche per venire senza che mi chiedesse Daniele Ara, perché mi interessava, ho conosciuto tutti gli insegnanti e anche loro si sono presentati quel giorno lì. Una cosa che posso dire prima di tutto è che sono veri loro, cioè da come parlano si vede che sono emozioni vere quello che raccontano, non è una costruzione di... E il luogo era interessante perché era interculturale, quando sono entrato vedevo questa interculturalità che lavorava in silenzio e mi ha fatto piacere. Io sono un consigliere comunale, ma dall'anno scorso, non è che sono un esperto, e non porterò il pensiero dell'amministrazione comunale, ma dei miei colleghi, anche qui c'è Nicola che lavora con noi. E vi leggo un po' cosa vi ha scritto Daniele Ara, che veramente si è dispiaciuto, perché questo era un incontro che voleva esserci e mi aveva anche detto una settimana fa che se io venivo e dovevo esserci, mi ha ricordato l'invito. E leggo perché non sono parole mie. Caro Arcivescovo, gentili Licia e Davide, gentili ragazzi e ragazze, per sopraggiunti impegni politici e soprattutto familiari, il concerto di questa sera a sostegno dell'Ucraina, per il quale siamo tutti impegnati, al quale parteciperò con la mia famiglia, non posso essere con voi. Mi scuso, non è il mio costume non presenziare ad incontri per i quali mi sono impegnato ad essere presente. Desidero tuttavia rinnovare la disponibilità del Comune di Bologna a collaborare con il vostro progetto, non solo perché
Porto Franco si colloca in un edificio comunale, ma soprattutto perché le modalità e gli obiettivi del lavoro che svolgono i volontari va nella direzione giusta. Inclusione, supporto fra generazioni diverse, multicultura, apprendimento di qualità. Siamo tutti impegnati a crescere una generazione di giovani che si sentano cittadini di questa città indipendentemente dalla loro provenienza e dal loro status sociale, con un rinnovato rapporto con il mondo della scuola e supportando genitori spesso fragili ed in difficoltà. Grazie a Davide Perillo per questo lavoro che ho letto e che conserverò con cura. Grazie a tutti per il vostro impegno e ai ragazzi e ai ragazzi di questa città, a cui dobbiamo molto per i sacrifici che gli abbiamo chiesto in questi 2 anni di pandemia, pur non essendo la fascia di età più a rischio contagio. Cerchiamo tutti di essere adulti responsabili e cooperanti, indipendentemente dal nostro credo e dai nostri valori. Cerchiamo insieme ad accendere dei fuochi, fuochi della voglia di apprendere e della voglia di vivere. Vi ringrazio e avremo occasione per collaborare. Daniele Ara. Questo è il suo pensiero. Io sono contento di essere qua perché questa è una scommessa interessante. Io sono educatore, sono coordinatore di educativa di strada, la strada la conosco, e sono migrante. E una cosa che vedo anch'io come educatore è proprio quel passaggio, quel click che succede nel momento che la persona crede in se stesso, ma crede in se stesso in quel momento ognuno che ha fatto l'educatore, insegnante, capisce che vince un premio pazzesco. Noi educatori, cioè in quel momento diventiamo più ricchi e lì io non ho smesso di lavorare perché ho tolto tutta la parte delle scuole che facevo le mattine, lavoro proprio sui social media, prevenzione dei social media e anche dei consumi di stupefacenti, però la parte dell'educativa di strada l'ho tenuta proprio per rimanere in contatto con le persone che fanno il click, per riportarlo dentro il Consiglio Comunale. Grazie. Vi chiedo ancora un attimo di attenzione perché voglio fare un ultimo giro di domanda sia a Davide che al nostro arcivescovo. Volevo un po' tentare di fare maldestramente l'avvocato del diavolo, nel senso che mi sono venuto sentendo tutte queste bellissime interventi, non delle obiezioni, però delle perplessità che provo a formulare così, prima a Davide e poi a lei. Ok, bellissimo, no? Tutto molto bello, però è una goccia nell'oceano, cioè il bisogno che intravediamo, la scuola, l'emergenza educativa, non basta, non è sufficiente, no? E non possiamo neanche pensare però che Scolè piuttosto che Porto Franco risolvono i problemi della scuola, ma che cosa la scuola, questa grande, grande azienda dello Stato italiana, che cosa dovrebbe imparare? Cosa potrebbe imparare da esperienze come queste? E l'altra cosa che è legata a questa che mi viene da dire, ok, secondo me la parola che ho sentito di più stasera in interventi, ma anche nel libro, la stessa premessa dell'arcivescovo lo dice, la parola che ho sentito di più è la parola gratuità, quello che ha colpito i ragazzi, quello che ha mobilitato i volontari è la gratuità, questa parola che aleggia. Ma anche questa non è, come ha detto lei, una cosa che si genera in laboratorio. Da dove diavolo può saltar fuori una della gente, degli insegnanti che al di là dello stipendio, della paga che gli dà lo Stato, abbiano questa capacità che abbiamo visto essere la parola chiave che colpisce i ragazzi che vanno lì, che colpisce gli stessi adulti coinvolti e quindi dà motivo di speranza. Da dove il diavolo la possiamo tirare fuori questa parola chiave e che cosa appunto esperienze come queste che sono per quanto nobilissime e straordinarie sono una goccia da cui lo Stato, la scuola pubblica, che cosa deve imparare? Se c'è una risposta, Parto io. Sì, cosa può imparare? Proprio la gratuità, secondo me. Perché la gratuità non è soltanto la caratteristica appunto di un posto dove la gente, come in questo caso, fa le cose gratis, cioè senza essere pagate, e dove si impegna, cioè dà con dedizione, con generosità, no? Passa tempo, spende energie. No, la gratuità è proprio questo sguardo che veniva fuori, credo bene, dal racconto di questa sera, dal racconto da tutti e due i lati, no? Di gente
da questo lato della cattedra come Licia e dei ragazzi, ma la gratuità è questa strana dinamica, come si diceva prima, per cui uno comincia a guardare l'altro, a sorprendersi di guardare l'altro e volergli bene e servirlo nel vero senso della parola, cioè spendere tempo, energie e fatica perché l'altro possa essere, semplicemente perché ha un valore, perché c'è, perché è lui. Non è lui come dovrebbe essere, non è lui come vorremmo che fosse, non è lui come la società ha idea che questo lui dovrebbe, appunto, a cui dovrebbe configurarsi, no? Ma perché è lui così com'è? Il valore della persona, ma il valore reale della persona, perché si tratta di persone reali. Che cosa può imparare la scuola? Ecco, io rilancio, non è solo la scuola, perché la scuola vive di questo. E quello che succede in un'aula scolastica o è questo o non è scusatemi, non è nulla. Perché le, come dire, le istruzioni per l'uso, le informazioni si possono tranquillamente, anzi ormai si apprendono anche da mille altre fonti. Se la scuola non è questo rapporto personale, questa affezione, questo voler bene al ragazzo che è davanti, non serve. Letteralmente, per carità, serve, ma non genera. Non genera, non costruisce un soggetto, un umano, una persona che liberi tutte le potenzialità che ha, che sia quello che può essere. Allora, la scuola, ma io credo che questo punto la possibilità di scoprire uno sguardo sull'altro che valorizzi l'altro per quello che è, credo che sia qualcosa che va molto al di là delle aule scolastiche, veniamo fuori anche stasera, no? Cioè, credo che come fai a fare politica senza avere questo come, almeno tentativamente, come punto sorgivo? C'è un tentativo di valorizzare, di scoprire, di far venire fuori il valore dell'altro per quello che è lui, perché c'è. O come fai a fare impresa senza tener conto di quello? Qui siamo in un'azienda bella, grande, come, no, cioè, o come fai a mettere su famiglia? Allora, credo che questo punto della gratuità sia veramente la cosa che, non solo che la scuola può imparare da un luogo come Porto Franco, e che Porto Franco deve continuamente recuperare, perché non è scontato, cioè non c'è niente di automatico in questo, ma che tutti noi possiamo imparare da un paese. Perché possiamo impararlo? Perché succede? Allora, la seconda domanda che facevi, Gianni, secondo me ha proprio questa... a questa tensione dentro, perché se vediamo una cosa in cui la gratuità accade, appunto, siamo portati a chiederci, bene, ma che cosa la rende possibile? Da dove viene fuori? E uno non può mollare, non sarebbe leale con la sua umanità, con la domanda che gli sorge da dentro, con il desiderio di bene suo, se non desse seguito a questa domanda, se non cercasse veramente di capire di che si tratta, ma perché fanno così, ma chi sono? Il primo capitolo del libro è proprio questo titolo, ma come fate a essere così? Porto Franco ha una storia, ha un'origine precisa, una fisionomia molto netta, molto chiara, viene fuori dalla dinamica che avevo detto prima, viene fuori dalla realtà educativa che è cristiana, cattolica, molto precisa, ha una sua fisionomia, ma se questa fisionomia riesce a generare quello che stiamo provando a raccontare stasera, cioè un bene per tutti, cioè se riesce ad alimentare questa gratuità che diventa un bene per tutti, insomma, uno che incontra una realtà così è di fronte a una domanda, gli si spalanca una domanda che forse è una dimensione ancora più grande, più profonda. Poi sta a noi scegliere di andarci dietro, di cercare veramente di capire l'origine di una realtà di questo tipo e perché una realtà di questo tipo è capace di abbracciare, valorizzare, esaltare tutti quei particolari diversi che incontra per quello che sono.
e per come sono. Allora, a me la seconda domanda che fai piace tantissimo, perché è una domanda aperta, da tenere aperta. Cioè, quando uno incontra una realtà di questo tenore, non sarebbe un po' meno se stesso se non avesse veramente voglia, desiderio di metterci il naso di più dentro e di capire come fate a essere così, da dove viene fuori, di che si tratta veramente. E questo apre percorsi interessantissimi. Bene, parliamo io. Vado e finisco. Qualche perla di saggezza, no, per chiudere. Qualche perla, l'abbiamo sentite tante. Volevo riprendere una piccolissima cosa che è stata accennata prima sul... non è stato usato questo termine, ma almeno io l'ho capito così, sulla medicalizzazione. Che se uno ha un problema, c'ho una mascarica di esperti a cui ti mando, via dicendo, eccetera, eccetera. Ho l'impressione, così, che Porto Franco, diciamo così, c'è molta umanità che cura molto più di tanta medicalizzazione. E che quella stima da cui siamo partiti vale molte sedute, molte interpretazioni, molte fragilizzazioni, che poi, perché quando uno è medicalizzato c'hai un vantaggio da una parte, perché se c'è un problema è chiaro che è importante, se no i medici ci servono, non è che non servono, non è che penso no, faccio io da solo, è pericolosissimo, no? Ma se siamo sempre dal medico è pericoloso uguale, eh? E se io ho dei problemi o penso che la soluzione dei problemi sia appunto medicalizzarli, interpretarli e via dicendo eccetera, e poi soprattutto non ho comunque sia un luogo dove viverli, che quello comunque sia il problema vero. Io credo che questo è stato accennato prima e mi sembrava molto importante. Finisco sulla gratuità. Perché? Perché prima, mentre stavamo così chiacchierando, qualcuno giustamente ha detto che in alcune capitali, tipo per esempio anche a Milano, per esempio, ma pare anche a Bologna, le cose gratuite sono quelle che valgono poco. Se è gratuito, grazie no. Vuol dire che insomma è una roba tipo il condominio, tipo una cosa così, non c'è niente. Se è gratuito, o dove sta l'imbroglio, oppure è una roba così, qualche avanzo. Ecco, io penso che invece è esattamente il contrario, che la gratuità è proprio la grande libertà di dare il meglio, proprio perché non c'è altro interesse. Non c'è altro interesse che quello che appunto prima è stato descritto in maniera così umana, così concreta, così anche affettiva, come abbiamo ascoltato davvero da Pepe e Mohamed, no? Usiamo, facciamo il cognome come a scuola. Così almeno, ecco, mentre c'è questo, diciamo, il fatto che non c'è altro interesse che ci dà il vero interesse, e credo che questa è una cosa bellissima da difendere e da moltiplicare, in cui è tanto importante anche per i tanti che credo che sia anche l'esperienza vostra, quella che raccontavate, accennavate, si capisce, che vengano a dare una mano. Che di sti tempi in cui appunto tutto è retribuito, e se non è retribuito vale poco, il fatto che anche tanti, anche con storie, con sensibilità diverse, ma si possono ritrovare su questo, credo che è un valore aggiunto, e quindi in realtà che è molto, ma molto, ma molto più prezioso e decisivo la gratuità. Grazie. Ho una conclusione facilissima, la più facile che mai ho dovuto fare. Scolea in via Zaccherini al Visi 11. Però ho dimenticato di dire prima che è venuto, per dirvi il rilievo di questo incontro, è venuto il presidente nazionale di Porto Franco, Bonfanti, se c'è ancora, perfetto là, grazie di essere venuto. Ed è la realtà di cui abbiamo parlato questa sera, quindi potete trovare l'uscita al libro. Se vi connettete al sito di incontri esistenziali come quello di Scolema e ci volete lasciare la vostra email, iscrivere la nostra newsletter, è prezioso per continuare
a comunicarci gli incontri, le iniziative che facciamo, che sono tante, spesso qui ma anche da altre parti. Per cui grazie di essere venuti, grazie al nostro collega consigliere comunale, grazie a Nicola Stanzani che è un altro consigliere comunale, dai quali ci aspettiamo una cosa fondamentale, la devo dire, la sconfitta dei piccioni che circondano Scolè e via Zaccarini.